Primo stop in stagione per il Tropical coreano, costretto a giocare a grandi con l'uomo in meno per l'espulsione di Vitaioli. Il gambetto la confezione di pari, morde nel momento opportuno, trova il vantaggio ma non riesce a difendere, non approfitta al meglio della superiorità numerica. La gara inizia con LLA che centra il palo da calcio piazzato, è il primo brivido nel pomeriggio della porta difesa da Morelli. Lelli dall'altra parte serve Angeli, coreano recrimina per un fallo di mano, nel frattempo Angeli si gira e trova il diagonale vincente per l'1-0 del Gambettola con tanto di ringraziamento. Il coreano tuttavia non rimane a guardare, lanciato in profondità Vitaioli trova il pertugio giusto per il parziale 1-1 con tanto di ringraziamenti verso il compagno che l'ha lanciato a rete. Ad inizio ripresa Buda innesca Lelli che calcia in bocca agli Ardini. Il coreano risponde con una punizione che centra il legno superiore battuto da Vitaioli. Ancora Tropical in avanti, ma il tentativo fiacco viene bloccato senza problemi da Morelli. La squadra di casa rimane poco dopo in 10 uomini. Vitaioli salta a gomito largo, colpendo al volto l'avversario. Il nazionale sammarinese è costretto a lasciare il campo anzitempo. Mentre dall'altra parte, Leardini è costretto agli straordinari su questa incursione di Ceccarelli, che non ammette soste prima della sua respinta. Lelei tenta a questo punto la battuta alla distanza, tiro strozzato dalla retroguardia ospite. I padroni di casa recriminano per un intervento su Borghini apparso regolare. Dalla bandierina Morelli smanaccia come può, rigore che sembrerebbe esserci quando Vukai mette al centro e il braccio della difesa spezza la traiettoria del pallone, ma anche in questo caso la terra arbitrale sorvola. Il Tropical gioca bene, non sente l'inferiorità numerica e il traversone di Borghini reca qualche brivido a Morelli e compagni. Prima che dall'altra parte Angeli non trovi forza per impensierire Leardini. Ma la partita è avvincente, squadra aperta, azioni da una parte e dall'altra. Scognamiglio chiama la respinta a Morelli sulla ribattuta. Gli uomini di Zagnoli vorrebbero un penalty e anche in questo caso Corbelli di Rimini non ci sente. La gara si innervosisce sempre di più e alla fine anche mister Zagnoli esce dal terreno di gioco abbastanza contrariato. A grandi il coreano conosce il primo stop in stagione, ma dato che è stato giocato in 10 uomini nel corso della ripresa e vedendo che non si è sentito affatto questa mancanza, dimostra di essere forte, di poter impensierire il favorito ronco fino alla fine dei giochi.